Bene, buonasera e benvenuti tutti quanti a questo webinar dedicato alle soluzioni per integrare la difesa e la nutrizione del pomodoro. Buonasera e benvenuti a tutti quanti. Ci sono qui con me Luigi Zampella di Chimiverg. Ti lascio fare un saluto, Luigi. Buonasera a tutti e grazie a tutti coloro che sono collegati. Valerio Battaglia ed Ernesto Laus del CREA di Caserta. Vi lascio fare un saluto. Vai Valerio. Buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera, ricercatore del CREA e ci occupiamo di difesa sostenibile. Grazie mille Ernesto. Allora, dicevo, come funziona la serata? A breve, tra pochissimo in realtà, iniziamo con le presentazioni dei relatori. Vedrete susseguirsi prima Ernesto, un piccolo cambio di programma dell'ultimo secondo, ma è il bello della diretta. Poi ci sarà Valerio e infine Luigi. Tra un'ora e un quarto, un'ora e mezza, invece, apriremo la sessione domande e risposte col pubblico. Quindi, qualora vi venissero in mente delle domande, voi potete farle in qualsiasi momento, poi io me le salvo e le faccio poi a loro a fine serata. Quindi vi chiedo due cose. Intanto, primo, quando avete una domanda, scrivete per chi è destinata la domanda. Seconda cosa, come fare a fare le domande. Allora, se siete connessi da cellulare, avete un punto di domanda in basso al vostro schermo, ci cliccate sopra e scrivete lì dentro la vostra domanda. Se invece siete connessi dal computer, alla destra del vostro schermo avete una freccettina arancione, ci cliccate sopra, su alcuni dispositivi è rossa, quindi arancio-rossa, ci cliccate sopra, vi si apre un pannellino di controllo, andate sulla sezione domande, chat e scriveteli dentro. Tenete presente che quello che voi scrivete rimane privato tra voi e me. Quindi, se volete farlo, intanto fatemi sapere così. Utilizzate questa sezione chat domande per mandarmi per scritto se è il primo webinar a cui vi collegate e da dove vi state collegando. Quindi io per esempio vedo che mi hanno già scritto Marco, c'è Davide, c'è Andrea che mandano i loro saluti, c'è Piercarla. Ecco, per esempio, io poi sono. Vi dicevo prima che le domande arrivano solo a me e quindi potete scrivermi quello che volete, potete fare tutti i commenti che preferite. Poi in caso sono io che decido di pubblicare la vostra domanda. Quindi per esempio adesso Piercarla diceva buonasera a tutti, adesso lo condivido in chat con tutti quanti. Allora intanto vedo che c'è Roberto da Perugia, c'è Fabrizio da Catania, ciao Fabrizio, c'è Luigi, ciao Luigi. Ok, Pasquale dall'Isola di Capo, Rizzuto, c'è Cosimo, ciao Cosimo, Luisella, Biagio, ciao Biagio da Palermo, Luisella ha già seguito altri webinar, ottimo, c'è Saverio, ok, Giovanni, Piercarla, ottimo. Bene, dai, comunque vedo che già tutti state interagendo con la chat, Antonio che dice buonasera a tutti, c'è Francesco, ciao Francesco. Allora, Cosimo ti risponde in chat alla tua domanda. Allora, ecco tutti qua. Ok, c'è Paolo, c'è Pierangelo. Un altro Pierangelo, incredibile. Ah no, è Pietrangelo questo, ok. Infatti ho letto male. C'è Masha, c'è Michele. Ok, perfetto. Allora, ecco, diciamo che il mio ruolo è quello di questa sera, oltre di fare moderatore, di riuscire a spendere questi primi 5 minuti per farvi imparare a utilizzare la piattaforma e dare la possibilità a tutti quanti di connettersi e di non perdersi quelle che sono le presentazioni interessanti, che sicuramente non sono la mia. Allora, io faccio iniziare ad Ernesto, chiedo a Luigi e Valerio di spegnere la webcam e di togliere il loro microfono. Ernesto, adesso ti passo il ruolo di relatore, quindi adesso vedrete lo schermo di Ernesto. Ti do poi io conferma che tutto si veda. Sì, grazie. Ok, stiamo vedendo il tuo schermo, vai pure a presentazione. Ecco, perfetto, ti lascio andare. Un attimo solo. Ok, allora, buonasera, io sono Ernesto Laus, lavoro diciamo nell'ambito dell'Istituto di ricerca del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, oggi CREA, da lontano 87. Mi sono sempre occupato di patologia vegetale e dell'evoluzione che la patologia vegetale ha subito negli anni. Stasera di cosa parleremo?
parleremo di qualcosa un po' diverso dal solito. Non farò disamine di malattie, quelle di mezzi di difesa specifici, perché li lascio a chi mi ospita, in quanto mi piacerebbe invece spiegare dove stiamo andando con la patologia vegetale e perché in questi anni state notando, sicuramente tutti gli operatori del settore l'avranno notato, che anche le grosse multinazionali, ma anche le imprese che stanno nel settore dell'agrofarmaco, stanno creando delle joint venture tra tipi di prodotti diversi. Quindi ne abbiamo oggi che le più grosse multinazionali hanno all'interno delle aziende di prodotti biologici, hanno all'interno delle possibilità per ottenere materiale resistente, così come pure chi ci ospita ha un catalogo nel quale potete trovare da una parte i fitofarmaci, ma potete trovare anche dei coadiuvanti, dei fertilizzanti, potete trovare tutta una serie di prodotti. Perché questo? Ed entriamo in merito alla faccenda. Perché da sempre io mi sono scontrato con questo nella patologia vegetale, guardando in maniera non asettica la patologia vegetale. Noi siamo abituati a una massima dove noi vogliamo rendere tutto semplice, noi vogliamo risolvere i problemi con la semplicità, cioè un problema, una soluzione. Ma il nostro carissimo George Bernard Shaw non era d'accordo con questo. Ci diceva che per ogni problema complesso c'è sempre una soluzione semplice, che però è sbagliata, perché la complessità va affrontata con la complessità. E da quel momento tutti noi, quelli un po' più anziani, quelli più giovani no, hanno visto trasformarsi la protezione delle colture. In che maniera? Si è parlato di lotta guidata, si è parlato di lotta biologica, fino ad arrivare alla lotta integrata, i famosi PM degli anglosassoni, l'Integrated Pest Management, nel quale una serie di possibilità potevano essere usate per controllare i patogeni. In quest'ottica, ancora oggi però, all'IPM si riferisce a una coltura in un ambiente, si riferisce a un patogeno o a un problema. Il passaggio in avanti che io, come tutti gli altri ricercatori, cerchiamo di fare e abbiamo fatto, e che però è stato già recepito dall'inizio degli anni 2000 anche dalle società che lavorano in questo settore, è quella dell'agroecologia. L'agroecologia cos'è? È l'applicazione dell'ecologia all'agricoltura. L'agricoltura, finalmente, non vista anche dagli ambientalisti come un problema, ma considerata una necessità, un disturbo necessario, lo chiamano loro, un disturbo necessario per poter dar da mangiare, per poter vivere, per poter produrre ciò che serve per il sostentamento delle comunità umane. E quindi cosa si è fatto? Si è fatto un passo in avanti. Quando si parla di complessità non dovete crearvi il problema, perché la complessità non cade tutta sulle nostre spalle o sulle spalle del singolo operatore, ma è una serie di situazioni che vengono sviluppate soprattutto nell'ambito della ricerca e che poi vengono portate in campo. Noi ne avremo alla fine, un po' come per l'IPM o per le altre soluzioni, dovremo solo capire come possiamo interfacciarci con questo nuovo modo e con questo nuovo modo di fare difesa delle colture. Questo si basa principalmente, l'agroecologia, anche nella protezione delle piante, si basa su due pilastri: la biodiversità, dove per biodiversità non si intende, lo vedete alla vostra destra, lo vedremo proprio, solamente le rotazioni oppure andare a coltivare diverse coltivazioni, ma biodiversità deve colpire, deve essere intesa come un insieme di organismi appartenenti a diverse classi funzionali, piante, insetti, impollinanti, piante coltivate e altri tipi di piante, quali le piante che segnano i bordi dei nostri appezzamenti, o altri tipi di risorse genetiche. Questo per dire cosa? Che il nostro problema va inquadrato in una complessità maggiore, dove il nostro obiettivo rimane e rimarrà per fortuna sempre quello della produzione. Cosa c'è di più rispetto a questi singoli e semplici concetti? Ce n'è uno, che promuovere l'interazione tra comunità. Per cui io, se vedete l'immagine che qui avete sulla destra in rapporto alle relazioni trofiche tra gruppi, quando faccio un intervento, se faccio un intervento, devo andare a capire cosa sto stimolando oppure cosa sto influenzando nel corso di questo,
di questo mio intervento. E quindi ancora una volta devo fare una lotta integrata, ma che per concetto base deve avere non solo gli organismi target, ma anche le comunità e le relazioni trofiche tra di loro. E poi c'è il secondo piedistallo, diciamo, il secondo piede di questo nuovo modo di gestire la difesa, che è quella della gestione del suolo. Non esiste pianta che si possa difendere se non è una pianta sana, che è in un terreno sano, e quindi io mi devo occupare della fertilità, non più in virtù solo della produttività che io posso ottenere da una certa utilizzo di un fertilizzante organico piuttosto che di altra natura, ma devo andare a capire se questo mio sistema di mantenimento della fertilità può promuovere le piante e con essa tutta una serie di rapporti con il suolo e con i microrganismi. Avrete sentito parlare sicuramente di microbiota nell'essere umano soprattutto, ma se ne parla anche per le piante, per cui se io posso utilizzare un certo prodotto che mi sviluppa una certa comunità microbica o un insieme di comunità microbiche in un luogo, io sto facendo difesa e sto facendo difesa di tipo agroecologico. L'insieme del tutto sarà l'agroecologia e nell'insieme generale la cosiddetta ACP. Dobbiamo cambiare quello che fino a ieri conoscevamo come IPM in ACP, Agroecological Crop Protection, cioè protezione delle colture su base agroecologica. Come pure, per esempio, dobbiamo tenere sempre davanti a noi la possibilità di promuovere interazioni tra le biodiversità, quella del suolo e quella del fuorisuolo, cioè della pianta in definitiva, quindi con la scelta varietale e con tutta una serie di altre iniziative che noi possiamo fare per difenderci. Alla fine, che cosa noi otterremo in questo modo? Otterremo che i nostri interventi e anche tutto ciò che gira intorno alla ricerca nella difesa deve avere bene in mente dove va a creare disturbo e dove va a promuovere diciamo la difesa delle colture in maniera sia diretta che indiretta. Da qui nasce la necessità proprio di molte società e della ricerca di lavorare di concerto utilizzando tutti gli strumenti a propria disposizione, perché non è più l'epoca, visto che nel tempo abbiamo visto ridurre il numero di fitofarmaci a disposizione, abbiamo sempre più in TV ascoltato che l'agricoltura impatta, abbiamo sempre sentito cose sempre negative sull'agricoltura. Questo nuovo modo di affrontare le cose non ci allontana molto, cioè noi non siamo delle persone che sono oltranziste da un punto di vista ecologico e poi non guardano a cosa comporta questo oltranzismo, ma noi cerchiamo di fare un'agricoltura che sia in primo luogo produttiva e in secondo luogo che distribuisca le risorse, anche quelle economiche, alle popolazioni. Vediamo di andare avanti, vediamo un po' cosa sta accadendo nell'ambito anche della ricerca, ma non solo, dal 2000, anno in cui c'è stato un grosso convegno sull'argomento, in cui per la prima, diciamo, tra le prime volte si è parlato di agroecologia e di coltura e di protezione delle colture. Quindi abbiamo detto che questi principi saranno sempre più al centro e nello sviluppo dei processi di produzione e di innovazione. Quindi, come vedete, il nostro obiettivo rimane, anche se oggi può sembrare un po' più complesso, e qui faccio un attimo una divagazione. Io ho cominciato la mia attività nel lontano 84 e ho fatto una relazione nella zona di Fondi, dove io parlavo di lotta biologica, parlavo di tricoderma, parlavo di alcune cose, e nell'uditorio vedevo dei sorrisini un po' in giro. Sono tornato dopo 30 anni, un po' più di un anno fa, e la situazione era completamente cambiata. La lotta biologica è una realtà e la lotta integrata è ormai obbligatoria. Quindi noi dobbiamo cominciare a ragionare in un certo modo. E da questo punto di vista mi piace sempre ringraziare Luigi, che ci ha invitato e ci ha dato la possibilità di far capire qual è questo nuovo indirizzo che nell'ambito dell'agricoltura e principalmente nell'ambito delle aziende agroindustriali, chiamiamole così, intendendo per agroindustriali sia chi produce i mezzi di produzione sia
chi produce cibo, chi produce per il consumo, sempre più un'unione di intenti, che è l'unione di intenti ottenere produzione e contemporaneamente all'innovazione deve riscontrarsi un più basso impatto non solo sull'ambiente ma anche sulle popolazioni. Andiamo avanti, quindi su che cosa si basa questo studio? L'abbiamo visto prima in due parole, all'interno di un agroecosistema. Noi prima eravamo abituati a parlare di ecosistema, parlavamo di ecosistema e pensavamo subito alla montagna, allo stambecco o al fiume pulito in cui andare a pescare le trote, magari non pescarle perché non si potevano pescare. Oggi invece l'agroecosistema a tutti gli effetti diviene un concetto base dove l'ecologia viene applicata all'agricoltura. E siccome l'agricoltura è attività umana che deve produrre reddito e deve produrre cibo, è chiaro che questa è una grossa novità. Cioè l'agricoltura vista non più come problema, ma anzi in alcuni casi agricoltura vista come parte del sistema ecologico. E quindi, come si vede, lo sforzo che noi dobbiamo fare è di trovare e di cercare una quadra tra tutti questi, vedete la figura in basso a destra, tra tutti gli organismi viventi e non solo organismi viventi che influenzano la nostra coltivazione, quindi i fattori ambientali, la pianta, il genotipo, i microbi, il management delle nostre tecniche di coltivazione. Continuando, non solo, ma l'agricoltura finalmente è vista come una successione di eventi naturali, dove noi è vero che dobbiamo trattare perché arriva il giorno X la peronospora, ma probabilmente ci dobbiamo prima chiedere cosa possiamo fare per fare in modo che la pianta sia quanto più possibile in grado di difendersi dapprima da sola e poi con il nostro supporto. Quindi prima un tipo di lavoro da fare su attività che non siano direttamente l'uso diretto curativo della malattia, ma tutta una serie di interventi che possano mantenere in buono stato i processi produttivi, riducendo sia la dipendenza dagli input esterni e gli impatti negativi sia sociali che ambientali. E un altro passaggio qual è? È quello che vedete in questa immagine, a sinistra un pannello solare, a destra una solarizzazione innovativa. Cercare di importare in agricoltura tutte quelle innovazioni che vanno in questa direzione. Questo è un esempio tipico, questa è una ricerca che abbiamo fatto proprio nel nostro istituto a Caserta. Noi non abbiamo fatto altro che con i nostri colleghi fisici applicare il principio del pannello solare alla solarizzazione. Cosa ci permette questo? Questo ci permette di ridurre a 30 giorni l'intervento di solarizzazione, che significa meno impatto, significa maggiore efficacia della solarizzazione, ma anche contemporaneamente più tempo a disposizione per le nostre coltivazioni. Se a questo aggiungiamo le nuove scoperte nell'ambito delle plastiche biodegradabili, vedete come noi comunque siamo intervenuti su un gruppo microbico ben preciso, cioè i patogeni del suolo, ma con un modo di vedere, un modo di intervenire completamente diverso a qualche anno fa. Qualche anno fa avremmo fumigato, magari ottenendo un risultato anche meno importante di quello che abbiamo ottenuto in questo caso, avendo tutta una serie di problemi. È chiaro che non basterà solo questo tipo di solarizzazione, dovremo aiutare le piante con la fertilizzazione, dovremo aiutare le piante con lo giusto sviluppo di tecniche irrigue più aggiornate. Ma ancora, in effetti noi cosa dobbiamo fare? Qui richiamo anche l'attenzione della relazione che farà dopo il collega Valerio Battaglia. Noi abbiamo che l'agroecologia nella difesa delle colture si basa su tre pilastri. Il primo è il rispetto delle regolamentazioni, dalle quali sappiamo non possiamo esimerci, perché abbiamo tutta una serie, e Valerio ve lo farà vedere bene, tutta una serie di nuove normative alle quali dobbiamo dare una risposta. L'implementazione prioritaria dei mezzi non chimici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire la profilassi. Noi oggi dobbiamo, quando facciamo un programma di difesa, una strategia di difesa, dobbiamo partire proprio da quella che è la soprofilassi. Mi ricordo qualche anno fa in Serre in Tunisia, la prima profilassi era quella di cambiare i paletti per il pomodoro, perché nel pomodoro si albergava un patogeno, e noi già con la profilassi riuscivamo trattando questi pali, riuscivamo a bloccare la malattia. Come pure dobbiamo ritornare un po' coi piedi nella terra dal punto di vista di capire
quando è meglio o quando è più produttivo e quando è più utile andare a trapiantare, a seminare le nostre colture e quindi sfuggire le situazioni di rischio per la coltura. Il miglior modo per difendersi da un patogeno è quello di non far incontrare la coltura e il patogeno. Ancora abbiamo la gestione ottimale del suolo, dove per gestione ottimale non intendiamo solo e soltanto l'utilizzo di sostanza organica, ma pensiamo al mantenimento della fertilità del suolo, che è un concetto leggermente diverso da quello che avevamo fino a oggi. E la gestione ottimale del suolo ci deve portare comunque alla gestione ottimale della pianta. Il controllo biologico, di questo controllo biologico ne sappiamo ormai abbastanza ed è uno degli altri pilastri, insieme a una serie di prodotti accessori e i prodotti biologici, un'altra categoria che sta avendo grande successo e molte delle società chimiche più importanti producono tantissimi agenti di controllo biologico, sia per funghi che per insetti. Come pure ci viene chiesta un altro piccolo sacrificio, quello di, prima di decidere, di valutare il rischio. Cioè noi dobbiamo, prima di decidere se fare un intervento o prima di decidere se adottare una certa misura, dobbiamo vedere se poi il rischio che stiamo andando a valutare è realmente un rischio. Anche qui faccio un piccolo esempio. Negli anni passati si vedeva in giro, tanta gente faceva prove su nematocidi. Molte di queste persone dicevano che un nematocida non aveva dato risultato, oppure una sale sostanza naturale non aveva dato risultati, perché loro vedevano e valutavano galle sulle piante. Nel caso del pomodoro proprio specifico, noi vediamo che una galla non sempre significa, o un certo numero di galle non sempre significa, riduzione della produttività. Per cui l'intervento va fatto solo se in quella zona o se in quella situazione la pianta, adottate tutta un'altra serie di iniziative di difesa, raggiunge o meno il livello di danno che noi ci aspettiamo. Così come pure decidere in base ai livelli. Questo l'abbiamo imparato moltissimo negli insetti, quindi il numero di adulti che volano, la presenza di adulti sulle foglie e così via. Solo alla fine di tutto questo percorso noi andremo, se necessario, alle misure curative, cercando di, diciamo, per curativo io intendo non curativo dei fitofagi, dei fungicidi, quello che si intende per i fungicidi curativo significa una infezione in atto, ma tutte quelle misure che sono dirette sul singolo patogeno. E là, in quel pool di sostanze, andremo a scegliere quella che può fare il lavoro per noi. Io sono un ricercatore, quindi lasciatemi dire due parole su come sta evolvendosi l'innovazione in agricoltura e quindi come si sta evolvendo, diciamo, l'impatto delle nostre ricerche sull'agricoltura. Ormai l'agronomia è agroecologia, ma non solo l'agronomia. Finalmente abbiamo capito che non sono le singole materie, i singoli interventi, ma è l'insieme degli interventi che può determinare diciamo la buona riuscita di una produttività. Per cui noi dobbiamo avere due aspetti fondamentali, che sono: il primo, in assoluto, l'aumento della capacità produttiva. Perché metto questo, anche se è banale dire l'aumento della capacità produttiva? Nel passato abbiamo sempre più assistito a trasformazioni di aziende in direzione del biologico, faccio nome e cognomi, e poi abbiamo ottenuto produzioni piuttosto scadenti, piuttosto basse. Oggi è giunto il momento di affrontare anche quel sistema di coltivazione con l'approccio della produttività. Cioè noi oggi abbiamo la possibilità, attraverso la ricerca, come è stata la ricerca negli anni 60 per i principi attivi, abbiamo la possibilità di fare degli studi che portino la capacità produttiva di questi nuovi modi di coltivare, o questo nuovo modo di coltivare quello che prima chiamavamo l'integrato e che oggi diviene agroecologico. Dobbiamo avere un approccio tale che la capacità produttiva del nostro terreno deve rimanere stabile, perché deve essere sostenibile, ma deve poter sopportare le coltivazioni e le produzioni che siano economicamente e socialmente diciamo utili. E lo sviluppo dell'approccio olistico, questo. Cos'è l'approccio olistico? L'approccio olistico è un approccio nel quale io non tratto più
la singola pianta per vedere se ho controllato la peronospora oppure se ho fatto il trattamento fumigante e ho controllato il fusarium del pomodoro, visto che la giornata è dedicata ai prodotti da utilizzare sul pomodoro. Io oggi devo semplicemente chiedermi: le mie innovazioni, tutte le innovazioni che ho fatto, sono in contrasto tra di loro oppure no? Facciamo un esempio: se io ho un'innovazione che riguarda proprio la solarizzazione, che l'ho vista prima, ho un prodotto chimico, mi devo chiedere se io, eliminando un prodotto e mettendone un altro, ad esempio, ottengo la recrudescenza di un qualche altro patogeno. Questo è chiaro a tutti, quello che è avvenuto in questi anni, per esempio alla patata, in alcuni casi, alcuni patogeni che noi non vedevamo più, li rivediamo e creano dei danni ingenti, prima ancora che arrivino sulle nostre colture le peronospore o altri funghi che già conosciamo. Quindi le innovazioni devono essere perfettamente integrabili tra di loro e devono contribuire tutte al miglioramento delle performance. Questo perché? Perché si è molto spesso verificato che l'introduzione, non saprei, la solarizzazione di una varietà o di un tipo di coltivazione in un areale è stato poi abbandonato perché quel tipo di performance, quel tipo di innovazione non poteva essere diciamo collegata al modo di coltivare della zona oppure alla presenza di alcune erbe infestanti o di alcuni insetti. Quindi il nostro approccio deve essere un po' svincolato da quell'idea degli anni 60 nei quali noi facevamo un fertilizzante contro niente, facevamo questo tipo di approccio, o anche il fitofarmaco, andava via un fitofarmaco, cercavamo subito l'alternativa con un altro fitofarmaco. Questo sta cambiando perché i fitofarmaci a disposizione sono sempre meno, i meccanismi di azione sempre più complessi, e quindi gestire la complessità che con l'idea che a un problema corrisponde un'unica soluzione, diciamo in questi anni ci ha portato a questo risultato, l'eliminazione di molti prodotti chimici perché è stato registrato quasi di tutto, e alla specializzazione estrema delle coltivazioni, ma anche dell'approccio diciamo sulle colture da parte delle grandi multinazionali. Oggi vediamo, ripeto, questo è un concetto che voglio far passare perché dobbiamo lavorare di concerto. Noi abbiamo accettato l'invito di Luigi con molto entusiasmo, perché queste cose le vogliamo dire proprio in questo contesto, perché in queste aziende si stanno facendo dei passi avanti, quindi possiamo fare un percorso insieme, perché si è capito, non solo agrofarmaco, non solo trattamento, applicazione del fitofarmaco, ma un'idea nuova di difesa delle colture. Questa è la foto che vi ho fatto vedere prima per farla vedere più in dettaglio. Io oggi ho possibilità di agire in tutta questa immagine che state vedendo, in tutti i punti, io posso interagire con questi fattori. Se voi pensate che oggi, anche quando si fa il miglioramento genetico, si tiene presente di ciò che c'è nel suolo e come gli essudati di una pianta possano influenzare lo stato e lo sviluppo della radice nel suolo. Quindi se vedete, non sta cambiando granché dal punto di vista dell'applicazione di questi principi, ma è l'approccio generale che sta cambiando, perché anche l'applicazione di un microbica o un'applicazione di un prodotto chimico genera una serie di effetti, non necessariamente sempre positivi, non necessariamente però sempre negativi. Probabilmente l'insieme di una serie di applicazioni, una serie di attività di management, come si chiama soprattutto in campo economico, ci possono dare l'idea complessiva dell'ottenimento del risultato produttivo. Andiamo avanti. Per esempio, questo è quello che vi ho fatto vedere prima. Noi qui abbiamo interagito con i fisici hanno detto che noi possiamo mettere meno CO2 nell'ambiente, possiamo fare meglio facendo un tipo di applicazione nel terreno e nel suolo fatta con principi che sono più vicini, ripeto, per esempio al pannello solare o alla fisica degli ultravioletti, piuttosto che andare a mettere un telo di polietilene per 90 giorni, 80 giorni, 60 giorni sul suolo. Quindi, come vedete, questo è lo stimolo a far sì che tutte le scienze, che tutte le discipline possano collaborare alla pari per l'ottenimento del risultato. Questo è quello che noi abbiamo provato a fare all'inizio di questo secolo, nel 2014. Nel 2014 noi abbiamo presentato un progetto che tanto si è classificato molto bene, che è arrivato primo, in cui abbiamo fatto cosa? Abbiamo preso
una modalità di gestione standard e poi all'interno della quale abbiamo inserito tutte insieme, vedete qui, abbiamo distribuito compost, abbiamo fatto solarizzazione con il pannello solare, abbiamo fatto un ciclo di praticamente 20-30 mesi e abbiamo messo le varie coltivazioni, abbiamo impiegato la pacciamatura biodegradabile, abbiamo usato gli agenti di controllo biologico per capire che interazione potessero avere da una parte con la pacciamatura biodegradabile, dall'altra con la distribuzione del compost, e poi abbiamo nell'arco del ciclo siamo ritornati sulla solarizzazione innovativa. Ecco l'approccio nuovo. Alla fine cosa resta di questo approccio? Resta un'immagine di un protocollo, di una gestione della coltivazione più complessa. Io non so se è più complessa, sicuramente è più razionale, perché distribuisco nei momenti giusti quello che devo distribuire, do alle piante la possibilità di difendersi. Alla fine di questo percorso cosa è stato visto? È stato visto che, a parte la produttività che è aumentata, perché questo era il nostro primo obiettivo, quello di aumentare la produttività dei fattori della produzione, e in secondo piano abbiamo visto una serie di compatibilità e di incompatibilità, per esempio tra l'uso di agenti di controllo biologico e la distribuzione di compost di Sansa. Quindi in effetti quello che vi ho voluto dire fino a questo momento è che le singole azioni anche delle varie società, che una delle quali ci ospita oggi e che ci dà la possibilità di parlare di queste cose in una maniera un po' diversa, non cambia granché, perché io qui, se leggo questa scheda, vedo, trovo rucola, trovo basilico in seconda coltura, trovo un terzo ciclo di rucola. Qui, se tolgo un po' queste immagini, queste frecce, io non trovo altro che una rotazione di tipo tradizionale, alla quale ho applicato una serie di innovazioni che mi danno nel complesso un risultato. E dove è stata anche la novità? Noi abbiamo valutato l'azienda alla fine del percorso. Dopo alcuni anni di questa modalità di gestione abbiamo fatto una valutazione di cosa era migliorato e di cosa non era migliorato. E anche laddove c'erano dei buchi perché non si può usare più il fumigante, abbiamo visto che noi riusciamo in qualche modo a sopperire con delle applicazioni, che sono applicazioni di tipo agronomico, di tipo di difesa diretta. Andiamo avanti. Quindi l'agroecologia alla fine cosa fa? Coniuga la sostenibilità ambientale, l'equità sociale e postula soprattutto scelte consapevoli. Io dico che l'agroecologia è interessante perché per la prima volta si affronta il problema complessivamente senza che l'agricoltura sia vista come un problema. Per me che ho 62 anni è una vittoria enorme, perché in questi anni noi abbiamo sempre parlato di agricoltura, troppi fitofarmaci, troppi fertilizzanti, troppo questo, troppo quello, e mai che si andava a ragionare su qual era il ruolo reale, sociale dell'agricoltura, e quindi c'era bisogno di dare una svolta a questo modo di concepire. Perché prima della mi si è bloccato? Ok, quanti minuti ho a disposizione ancora? Lascio dire a Luigi, però per me puoi continuare perché è interessantissimo, quindi ritarderei anche 5 minuti, non ti preoccupare. Posso fare altri 5 minuti, un volo d'angelo sull'argomento che metto dopo, perché ho voluto, come contraltare, parlarvi di qualcosa che sembra, diciamo, non in linea con quello che sto dicendo. Invece poi vedrete che è nettamente in linea, e questo credo che debba far piacere anche a chi fa degli agrofarmaci la propria professione. Perché? Perché io ho scelto di parlarvi 10 minuti, 5 minuti, 6 minuti, quanto è il tempo, della gestione della resistenza ai fungicidi. Noi ce ne siamo, diciamo, abbastanza, se mi permettete il termine, fregati di questo aspetto della patologia vegetale, della mi piace dire ACP, della crop protection agroecologica. Invece questo è uno dei punti chiave per far sì che la gestione fitosanitaria delle colture sia una gestione oculata. Perché? Perché noi stiamo riducendo il numero di prodotti
che possiamo utilizzare, però veniamo da una stagione in cui di prodotti e di investimenti sui prodotti chimici sono stati fatti a profusione, quindi noi trattavamo bellamente e in maniera, e non parlo qui di trattare bellamente riferendomi all'ecosistema, ma riferendomi alla distruzione totale di molte molecole, perché se è vero che molte molecole sono state allontanate perché ci sono problemi o hanno pensato ai suoi problemi, molte molecole sono state abbandonate perché avevano problemi di resistenza per l'uso che si è fatto. Quindi noi, se avessimo applicato il sistema agroecologico, avremmo potuto addirittura salvare dei fungicidi che nel passato sembrava qualcosa di impossibile da dire nell'ambito di un qualcosa che riguarda l'ecosistema o l'ambiente. Oggi, per fortuna, si è capito che diciamo, se rivolgiamo l'agroecologia all'agricoltura, queste cose dobbiamo osservarle. Ci tengo a fare una precisazione e vado avanti, poi veloce. Chi ascolta? Io non sto parlando di biodinamica, non sto parlando di biologico, io sto parlando di gestione agroecologica della difesa. È qualcosa di molto diverso, perché se si parla di biologico, sappiamo, possiamo per esempio in biologico usare una serie di fitofarmaci, tra virgolette. Quindi, come potete vedere, è la gestione delle colture che deve essere agroecologica. E non abbiamo più paura di dirlo, perché noi abbiamo gli strumenti, insieme tutti noi, chi li produce e chi li applica, per poter andare in questa direzione e rompere il dualismo ambiente, agricoltura, ambiente, fitofarmaco biologico, non biologico e quant'altro. Andiamo un po' a vedere cos'è la resistenza. La resistenza a un fungicida è una caratteristica stabile ed ereditabile. Questa è una cosa importante, cioè una volta che si è instaurata in un patogeno, viene trasmessa alle progenie, viene trasmessa da o per via moltiplicativa addirittura o per via sessuale, viene trasmessa alle progenie, determinando cosa? La sensibilità ai fungicidi. È un processo acquisito attraverso l'evoluzione. Che significa? Significa che siccome la maggior parte dei nostri fungicidi agiscono su target precisi, sono target che alla base hanno processi fisiologici. E quindi la regolazione di questi processi fisiologici è un qualche cosa che i microorganismi, ma non solo i microorganismi, anche gli esseri umani, si portano avanti da sempre. Il caso eclatante è questo del coronavirus. Abbiamo delle persone che riescono a rispondere pur non avendo mai visto il coronavirus, rispondono al coronavirus e producono le gamma globuline per difendersi dal coronavirus. Questo è un po' quello che fanno i funghi, quello che fanno gli insetti. Hanno all'interno di se stessi la capacità di rispondere a qualcosa che fino a poco tempo prima non avevano mai visto, perché è legata a processi di tipo fisiologico e quindi entra nell'evoluzione. Quindi il carattere cosa vuol dire? Che può essere presente, e lo è molto spesso, nella popolazione prima che un fungicida sia diffuso nell'utilizzo. Questo vedremo perché è importante. È importante perché significa che io subito, da quando metto in commercio un fitofarmaco, devo gestire la resistenza. Ancora, quindi cosa accade? Accade che all'interno di queste popolazioni ci sono dei conidi, degli individui che hanno già la resistenza. Quando vengono in contatto con il fungicida l'esprimono e noi avremo quella che è la suscettibilità. Quindi la gestione della resistenza è un capitolo importante della difesa delle colture. Come entra nell'agroecologia? Attraverso la scelta. Attraverso la scelta che noi facciamo del tipo di fungicida da usare, del tipo di intervento che dobbiamo fare, perché queste due cose hanno delle caratteristiche proprie. Molti funghi sono in grado più di altri di superare la resistenza, i fungicidi hanno una capacità di indurre resistenza molto diversa l'una dall'altra. Infatti avremo rischio elevato, fungicidi normalmente che hanno un solo sito di azione e funghi che producono una quantità di spore enorme, rischio basso, i fungicidi con più siti di azione e funghi dall'altra parte che hanno una produzione scarsa di organuli cellulari. Quindi abbiamo un altro concetto da tenere presente se vogliamo scegliere bene un fitofarmaco, che è quello del tipo di resistenza, che può essere qualitativa. Quando è qualitativa? Quando l'arrivo del fungicida trasforma il fungo in un punto preciso, determinando la resistenza. Una volta determinata la resistenza non può più regredire nell'ambito
di quella popolazione, perché il meccanismo nuovo di superamento viene trasferito, abbiamo detto, nelle progenie, quindi anche se aumento le dosi o riduco gli intervalli di intervento, non otterrò niente. Ecco una scelta che questa compete a noi, compete ai tecnici che ci vengono a far visita in azienda, ma compete a noi, agli agronomi, se sono agronomi collegati, compete a noi. Perché compete a noi? Perché se noi siamo di fronte a questo tipo di resistenza al fungicida, noi dobbiamo fare una scelta ben precisa. Non lo dobbiamo usare in quelle zone dove la resistenza è avvenuta. Perché? Perché io non posso, aumentando le dosi o riducendo gli intervalli, ovviare a questo tipo di resistenza. Cosa che invece, per un certo periodo, mi può accadere se io utilizzo un tipo di resistenza che si chiama quantitativa, cioè dovuta a più geni. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si accende e si spegne, non è on off come l'interruttore della luce. Quindi io, prima che nella popolazione avvenga la presenza generalizzata della resistenza, ho bisogno di più annate, ho bisogno che ci sia uno scambio tra all'interno della popolazione che mi determina l'instaurarsi della resistenza a tutta la popolazione. Qui cosa si può fare? All'inizio si può, aumentando le dosi o riducendo l'intervallo di applicazione, cercare di gestirla. Però attenzione, gestirla nella singola annata. Cioè, se io sono sicuro che quello è un fenomeno di inizio di resistenza, io nell'annata, se ho a disposizione solo quel prodotto, ma spero proprio di non arrivare a questi livelli, posso gestirla in qualche modo. Qual è l'altra caratteristica diversa tra la qualitativa e la quantitativa? Per esempio, nel caso della qualitativa, è inutile che se ho resistenza a un qualunque DMAI, per esempio, questo è il caso del Bayredon, non va bene, in qualsiasi altro fungicida, ho una resistenza. Tutti i fungicidi di quella categoria, con un'elevatissima probabilità, saranno resistenti. Cosa che invece vi faccio vedere, non è accaduto allorché il Bayredon è, prodotto che conoscete, soprattutto le persone anziane, aveva perso la sua efficacia. Vediamo cosa è successo. È successo: a destra abbiamo il Bayredon, a sinistra abbiamo un altro DMAI. Come vedete, la resistenza quantitativa fa sì che altri prodotti della stessa categoria non vengono toccati dalla resistenza. Questo sono due concetti molto importanti, perché io farò o no un certo tipo, un certo approccio a seconda del prodotto che ho davanti. Quindi arriviamo subito alla conclusione, velocemente, queste altre due o tre diapositive. La gestione non va fatta per evitare l'insorgenza e non cercare di posticiparla. Cioè, non bisogna porre rimedio a posteriori. Quindi io stimolo tutte le persone che lavorano nel nostro settore, nel settore dell'agricoltura, a gestire molto bene la resistenza. Quindi mettere in atto tutta una serie di cose che vi dirò fra un secondo, per cercare di fare in modo che non ci sia l'evento resistenza. I programmi di gestione ovviamente devono partire insieme con l'introduzione in commercio di nuovo fungicida. Voi ce li avete sull'etichetta, queste informazioni, perché adesso quasi tutti i prodotti, quasi tutte le società mettono il numero massimo di interventi per annata. Questo non è altro che la capacità di gestire, la possibilità di gestire al meglio la resistenza. E quindi noi dobbiamo cercare di minimizzare al massimo il rischio di insorgenza. Perché vi ho messo questa diapositiva? Perché vorrei anche passare un altro messaggio. So che qui probabilmente avrò anche delle critiche su questo. Come si può chiedere, o la grande distribuzione può chiedere, uno o due residui solamente in una coltivazione? Questo è contro ogni principio di gestione della resistenza. Dovrebbero ribellarsi a questo stato di cose non solo gli agricoltori che fanno contratti privati con queste società, ma anche le multinazionali del farmaco. Dovrebbero chiedere che finisca questo modo di approcciare. Perché se io devo combattere sul pomodoro una data patologia, una data malattia, tipo la peronospora, io avrò bisogno di fare un certo numero di interventi. Questo numero di interventi io non posso ripetere uno o due prodotti per ottenere alla fine uno o due residui solamente, perché poi il residuo è al di sotto della soglia, per cui chiedere di ottenere un numero minimo di residui come numero di principi attivi è qualcosa che va esattamente contro questo stato di cose. Non so se dopo anche Valerio vi dirà qualcosa riguardo alla gestione scritta a chiare lettere nel PAN. Nel PAN c'era scritta
questa cosa, quella della gestione della resistenza. Vediamo quali sono le azioni e concludiamo questa chiacchierata. Monitorare accuratamente sia il tipo di patogeno sia il fungicida da usare. Una cosa sono gli oidi, che determinano resistenza molto velocemente, un'altra cosa sono funghi del tipo sclerotinia, che hanno una produzione scarsa di conidi. Usare varietà resistenti, anche qui, usare sì le varietà resistenti, ma se prendiamo il caso del pomodoro, della lattuga, insieme con altri tipi di difesa, per fare in modo che le tecniche con le quali queste varietà si difendono non vengano superate, così come vengono superate le attività dei fungicidi. Usare i fungicidi, e qui è una cosa molto importante nel futuro, questo è un principio anche abbastanza agricologico, prima dell'instaurarsi dell'infezione o quando nell'ambiente abbiamo già un elevato potenziale di nuovo, cioè dobbiamo sapere, prima ancora che arriva sulle nostre piante, dobbiamo andare a intervenire con i fungicidi che abbiamo a disposizione. Alternare i principi attivi, questa è una cosa che sembra banale, ma io ho visto più di una volta che cosa si fa? Si fa un blocco di interventi e poi si cambia fungicidi. La cosa migliore da fare, una volta che uno ha deciso di voler cambiare il fungicida in corso, fare gli interventi alternati, cioè fare uno di una classe chimica, poi farne un altro e poi ritornare magari alla stessa classe chimica. Molta, molta attenzione a non ruotare i formulati, per cui all'interno c'è lo stesso principio attivo e nel formulato cambia nome, oppure molecole della stessa categoria chimica. Qui bisogna fare attenzione, perché sono le categorie chimiche, e si trova nel sito del FRAC, che hanno la tendenza a sviluppare resistenza quantitativa, altre resistenza qualitativa. Quindi, se sono resistenza di tipo quantitativo, io molto spesso trovo nella stessa categoria chimica, posso trovare qualche altro gruppo o qualche altro gruppo parallelo. Questo avveniva per esempio per le strobilurine, ma è avvenuto in alcuni casi per gli SDHI, soprattutto nel passato, e quindi io devo andarmi a scegliere quel tipo di molecole. E ancora, l'alternanza va fatta anche in rotazione. Se io faccio pomodoro da industria e poi devo mettere patata, io nella lotta, è chiaro che non lo posso fare, magari faccio la stagione successiva, io devo continuare a ruotare i fitofarmaci, perché il patogeno che colpisce la patata, quello del il patogeno che colpisce il pomodoro, può essere lo stesso. Quindi quando io parlo di alternanza nella stessa stagione, alternanza tra un intervento e l'altro, alternanza nella rotazione, durante le rotazioni, se in rotazione ci sono piante che albergano lo stesso patogeno. Evitare l'utilizzo di fungicidi a dose ridotte, questa è una cosa che non finirò mai di dire. La dose ridotta serve solo e soltanto a non risparmiare nulla, solamente a indurre la resistenza. Minore dose, maggiore possibilità di superare la resistenza. E quindi, vabbè, questo già... cioè, ancora una volta, vedete, evitare di utilizzare fungicidi a dose ridotte. Un po' diversa da quella di sopra, anche se è scritta la stessa cosa. Perché? Facciamo un esempio classico. Stavolta non parliamo di pomodoro, parliamo di pesco. Io ho la monilia, o monilinia, e ho l'oidio. I prodotti attivi contro questi due patogeni sono gli stessi. Però si danno a concentrazioni del 50% per combattere l'oidio, il doppio per combattere la monilia. Se io uso a mezza dose la dose giusta per combattere l'oidio, io su quella pianta avrò anche la monilinia. Quindi devo stare molto molto attento, perché mentre sto combattendo l'oidio sto creando popolazioni resistenti di monilinia, perché nella stagione abbiamo tutti e due i funghi sulla stessa pianta. Quindi le dosi ridotte anche in questo senso. Anche se sulla confezione c'è scritto che io posso usare a 150 grammi, ma se io ho un altro patogeno che viene comunque controllato dallo stesso prodotto, però per farlo devo usare una dose superiore, devo stare molto molto attento. Non usare i fungicidi, usare i fungicidi multisito sempre in miscela. Perché non è considerata un'alternanza tra i multisito e i monosito? Conviene sempre usarli diciamo in miscela o fare i tank mix, come suol dirsi. Perché questo? Perché il prodotto di copertura multisito, quasi sempre un prodotto multisito di copertura,
cosa ha? Una bassa permanenza, lo sappiamo, non ha una persistenza più bassa e un'efficacia, diciamo, ridotta, più ridotta nel tempo. Quindi io mi troverei a usare il sistemico e poi il multisito. Cosa posso ottenere? Posso ottenere che nel momento in cui vado a usare il multisito, il sistemico si troverà una popolazione superiore di conidi rispetto alla norma. Cioè, mi spiego, il multisito avrà l'80-90% di controllo, quindi il 10% dei conidi o della popolazione fungina rimane sulla pianta. Quando arrivo con il sistemico, io sto facendo una lotta non più che curativa, cosa da evitare soprattutto per i prodotti che sono monosito. Questo lo salterei. E ancora, nel caso dei prodotti multisito, una cosa da controllare, a parte l'alternanza, è la copertura totale della vegetazione, in maniera da non lasciare scoperto, perché poi quando arriverò con il prodotto monosito, io devo essere sicuro che in tutte le parti della pianta ho fatto un controllo fatto per bene. L'ultimo, direi, forse l'ultimo punto, è quello di seguire le raccomandazioni per la gestione dell'assistenza presenti in etichetta. Ormai questo tipo di informazioni è su tutte le etichette, su tutti i prodotti, relativi soprattutto al numero di applicazioni per stagione possibili. Quel numero di applicazioni per stagione possibili non sono altro che di arrivare alle conclusioni il prima possibile. No, ho concluso okay, proprio. Okay. Il numero relativo soprattutto al numero di applicazioni per stagione possibili è proprio la volontà di gestire la resistenza, non perché l'ambiente non può sopportarne 3 o non può sopportarne 4, che ho sentito dire anche di queste sciocchezze, ma semplicemente per cercare questi prodotti che tanta fatica si mette per registrarli e per cercarli di dargli un ruolo in questa lotta che abbiamo chiamato agroecologica di basso impatto, per poi distruggerli con niente. E poi questo monitorare gli episodi insieme alle società di fitofarmaci, se c'è una riduzione di efficacia, registrare le operazioni che sono state fatte, anche perché non sempre meno efficace è uguale a resistenza. Io avrei concluso, riconcludo con la frase di Bernard Shaw: per ogni problema complesso c'è sempre una soluzione semplice, che però è sbagliata. La complessità va affrontata con la complessità, e non sempre complessità significa difficoltà, significa semplicemente risolvere i problemi a più lungo periodo. E vi ringrazio. Grazie mille, Ernesto. Allora, adesso chiedo a Valerio poi di attivare la propria webcam e riprendiamo subito con te, Valerio. Subito. Eccoti. Eccomi. Allora. Riuscite a vedere la presentazione? Sì, allora stiamo vedendo il tuo schermo. Quindi vai pure in modalità presentazione. Ottimo, ti chiedo magari se riesci a essere un po' più celere di quanto avevi preventivato. Certo, grazie. Tutto quello che ha detto Ernesto, intanto io lavoro con Ernesto presso il Centro di Cerealicoltura e Colture Industriali e mi occupo di difesa sostenibile delle colture. Come ha già ribadito lui benissimo, è un tema molto complesso e controverso, che può essere appunto visto da tante angolazioni e ha tante anche implicazioni. La parola che io utilizzerò spesso è complessità, ma come l'ha già anche utilizzata Ernesto, ma è anche evoluzione, così come sostenibilità ed integrazione, che sono proprio i temi dell'agricoltura del domani. E di fatto, siccome questa mia parte doveva in realtà precedere quella di Ernesto, abbiamo visto in modo magistrale come ha esposto, diciamo, tutte le tematiche a livello di ricerca e che poi vedremo hanno guidato anche l'evoluzione. Quindi facciamo un veloce excursus storico, diciamo, di che cosa parliamo, di sostenibilità. E la sostenibilità non è semplicemente un peso, così come Atlante che porta il mondo sulle spalle, ma è piuttosto un equilibrio, una caratteristica, un equilibrio dinamico che si ha allorquando coesistono e si intersecano tra di loro 3 grandi macro aree, che sono quella ambientale, sociale e che quindi portano alla sostenibilità in agricoltura, perché altrimenti se no parliamo di qualcosa che è vivibile, realizzabile, eco, ma certamente non sostenibile, perché è proprio l'agricoltura del domani.
e quindi è stato un percorso lungo e non facile, così come anche detto più volte Ernesto, che passa attraverso appunto l'evoluzione e l'evoluzione dell'uomo e della tecnologia e della scienza legata appunto alla conoscenza. Se guardiamo dalla tecnologia, possiamo vedere dall'Ottocento a oggi quanta strada è stato fatto per l'applicazione degli agrofarmaci, ma in generale di tutti i mezzi tecnici, anche se in questo spaccato vediamo esattamente quello degli agrofarmaci. E quindi è una strada veramente lunga e lastricata. E questo mi piace sempre riportarlo perché è un episodio storico del DTT, ma come ha detto anche Ernesto, e parliamo degli anni 70, l'informatore fitopatologico era la rivista di massima diffusione per la difesa delle colture, parlavamo di erbicidi, parlando di maligno delle malerbe, oppure di fungicidi ad azione totale, cosa che praticamente in questo momento, come ci è già stato detto, è totalmente cambiato. Ma questa evoluzione è stata una coevoluzione, potremmo dire, perché è vero che è stato recepito dall'opinione pubblica tutta questa sensibilità sui temi ambientali, ma è stata soprattutto recepita dal legislatore, il quale ha fatto tutto un percorso anche normativo, aiutato anche dalla ricerca, sia pubblica che privata, su tutte le tematiche che pertengono quindi alla difesa delle colture, o meglio, oggi alla protezione delle colture, fino ad arrivare alla direttiva 128 del 2009 sull'uso sostenibile dei pesticidi, che addirittura all'allegato 3 dice che ai metodi chimici devono essere preferiti i metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi chimici se non consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi. Quindi è stato, diciamo, ma da dove inizia questo percorso? Da una pietra miliare, dalla revisione degli agrofarmaci della 91-414, e Ernesto ha magistralmente detto come non solo l'approccio della difesa sia cambiato, cioè che non ho il problema e lo risolvo con un'applicazione, ma c'è anche il problema che a seguito di tutta questa revisione proprio il numero delle sostanze attive, come vediamo anche da questo grafico, è stato dimezzato, quindi proprio le soluzioni che si potevano utilizzare, è stato un percorso proprio obbligato a un certo punto questa evoluzione proprio di pensiero e di modalità di gestione delle avversità delle colture. Ernesto ha già parlato di questo grafico e ha detto che il primo piede, il primo pilastro, diciamo, della difesa agroecologica delle colture è il rispetto delle regolamentazioni. E a questo punto vediamo quello che molto spesso viene definito il pacchetto degli agrofarmaci. Però sempre proprio per quello che è stato detto, molto spesso la norma viene vista come qualcosa di negativo, dove c'è un divieto e delle sanzioni. Invece a me piace sempre rappresentare il pacchetto degli agrofarmaci come questo fiore, cioè è una strada attualmente tracciata che ci porta ad un'agricoltura sostenibile. Attualmente, perché quando abbiamo definito la sostenibilità, abbiamo detto che è qualcosa di dinamico, e l'approccio agroecologico che ci è stato già illustrato ci fa comprendere come questo dinamismo e questo appunto portare l'ecologia nel comparto agricolo, assieme a tutta l'innovazione tecnica e tecnologica, possa migliorare e far progredire sempre di più questa sostenibilità. Ma solo un cenno al regolamento 1107 del 2009 per l'immissione degli agrofarmaci in commercio, la direttiva 127, che è quella, la cosiddetta direttiva macchine, il regolamento 1185 sulla statistica dei pesticidi e il regolamento 369 per i limiti massimi di residuo, che convergono e quindi prendono forma nella direttiva 128 sull'uso sostenibile appunto dei pesticidi. Anche qui ci sarebbe da aprire una piccola parentesi, perché questo termine che viene mutuato anglosassone, pesticida, evoca sempre qualcosa di negativo. Per gli addetti al settore, la parola, diciamo, il termine corretto a livello normativo è prodotto fitosanitario, ma per ancora chi ci lavora quotidianamente probabilmente forse è più corretta la dicitura agrofarmaco, perché non è semplicemente qualcosa che io do, ma presuppone che qualcuno comprenda e supporti nella decisione dell'applicazione di questo mezzo tecnico, perché vedremo di qui a poco che ci sono diversi mezzi tecnici nell'impiego per quella coltura in quel momento. E qui ritorniamo sempre all'approccio agroecologico.
Quindi, se guardiamo poi, questo per demonizzare un attimo anche tutto quello, l'alone nero che c'è sugli agrofarmaci, il ciclo vitale di un agrofarmaco, ci rendiamo conto che è un processo lunghissimo che dura mediamente, statisticamente, 10 anni, con un investimento elevato da parte delle società e che parte dalla ricerca e dalla scoperta di alcuni principi attivi per poi arrivare ad un principio attivo. Ma la scelta e l'evoluzione di questa selezione non è dovuta solo alla semplice efficacia, ma essenzialmente anche a tutta una serie di principi di sicurezza sulla salute dell'uomo e dell'ambiente previsti nel regolamento 1107, ecco perché l'ho citato prima. Quindi anche questo, diciamo, allarmismo esagerato sull'impiego degli agrofarmaci dovrebbe essere fatto sull'impiego scorretto degli agrofarmaci, non sull'impiego corretto, dell'agrofarmaco. Ma ancora l'approfondimento, le sostanze attive revocate, se vediamo che cosa è successo, ci rendiamo conto che praticamente ancora una volta quello che dicevo prima, questa era alla 91.414, questa è storia dei nostri giorni, vediamo sempre che si assottigliano sempre di più i mezzi tecnici, sia tra gli erbicidi, gli insetticidi, gli anticrittogamici, fino ad arrivare ai nematocidi. Quindi ci sono sempre, quotidianamente, mensilmente, le sostanze che vengono revocate, le sostanze attive, e quindi c'è bisogno veramente di un'adozione di questi mezzi tecnici con molta attenzione. Non mi approfondisco, ma solo per dire che se parliamo di diserbanti, cioè quello che abbiamo detto prima, fungicidi, insetticidi, vediamo quanti gruppi all'interno di queste categorie e se vediamo in questi 20 anni che cosa è successo, quindi senza andare molto indietro, Ernesto parlava appunto del 2000 come un anno cruciale, diciamo per l'ingresso dell'agroecologia, ma c'è stata tutta un'evoluzione in questi anni perché nel 2009 ci sono tutto l'impianto normativo nuovo degli agrofarmaci e già diciamo questa rivoluzione all'interno dei mezzi tecnici era iniziata dal 2000 e vediamo come i numeri ci dicono ancora una volta la tendenza di riduzione appunto di questi mezzi tecnici. Se guardiamo invece nella tabella in basso a sinistra, la disponibilità di sostanze attive per il comparto biologico sono in controtendenza, ma capiamo anche perché, perché molti sono dei microrganismi appunto benefici e parliamo di quel microbiota di cui faceva menzione già prima Ernesto nell'agricologia, ma in maniera molto sintetica. Dal 2000 al 2020 possiamo vedere che si sono dimezzate le sostanze attive, fatta la totalità tra le diverse categorie di prodotto, mentre invece per il biologico, per quello che abbiamo poc'anzi detto, c'è un trend totalmente in crescita. Ancora, questo è l'effetto invece sulle vendite degli agrofarmaci a seguito, diciamo, di tutta la scienza e la tecnica portata in agricoltura e vediamo come praticamente in questi 28 anni sia diminuita, se guardiamo le sostanze attive, la quantità venduta. Quindi attenzione, 1185 parla di agrofarmaci venduti, che non è detto che siano stati completamente tutti usati. Quindi c'è un ulteriore margine di abbassamento di queste percentuali. Ma se andiamo, diciamo, a fare uno zoom rispetto all'anno 2003 fino al 2017, ma è qualcosa ancora mantenuto e comunque con alcuni punti di decrescita percentuale per le successive annate, vediamo come il trend sia praticamente in totale diminuzione dell'impiego degli agrofarmaci e questo proprio con l'aggiornamento della normativa al 2009. Quindi ecco, l'evoluzione della tecnologia di pensiero. Ernesto ha fatto vedere, noi lavoriamo in un centro di ricerca in agricoltura, come l'implementazione delle conoscenze anche in campo fisico portato in agricoltura può dare una solarizzazione innovativa, ma potremmo fare tantissimi altri esempi. Questa è l'apertura che deve essere davanti a noi. Quindi, e non solo l'apertura, ma l'integrazione delle conoscenze. Quindi non pensare che qualcosa non possa essere implementato o qualcosa che già si conosce non sia un'innovazione, perché nel momento in cui entra in un processo produttivo, nel caso specifico del comparto dell'agricoltura, per noi è una innovazione e l'integrazione fra le conoscenze è già la più grande innovazione per raggiungere la sostenibilità. Ma vado velocissimo, se io ho un problema poi, perché alla fine si parlerà di problemi quotidiani, che cosa posso fare? Allora un velocissimo ragionamento.
chi sta in campo deve produrre. E questa nell'accezione della sostenibilità, perché se non c'è sostenibilità economica, abbiamo detto che cade uno, o il tripode non si regge su due gambe, ma c'è bisogno di tutte e tre le macroaree. Ma si è sempre detto che la qualità si fa in campo e l'uomo deve intervenire per colmare dei fattori limitanti, che con fattore limitante possiamo dire qualsiasi punto negativo non ci permetta di massimizzare a livello sostenibile la produzione. Che cosa significa intervenire? Con cosa e come? Ecco, arriviamo al nocciolo, con i mezzi tecnici. Che cosa sono e quanti ne sono? E qui si apre il mondo. E Ernesto, e ringraziamo anche Luigi per averci invitato, perché come è già stato detto ci hanno un catalogo di soluzioni di cui ci parlerà tra pochissimo, con diversi mezzi tecnici, appunto, che fanno riferimento agli agrofarmaci, ma ci sono anche i corroboranti, biostimolanti e fertilizzanti. Attenzione, sono tipologie differenti, con caratteristiche differenti, azioni differenti, ma che devono essere integrati fra di loro, conoscere dove ci troviamo, di che cosa stiamo parlando, e quindi massimizzare il nostro obiettivo integrandoli fra loro. Tutto questo, storia dei nostri giorni, non tanto dietro, che cosa sta succedendo in Italia? Un'altra rivoluzione, il Green Deal, questa strategia, questa, diciamo, patto verde con una serie di obiettivi nella quale l'Unione Europea si è impegnata a diventare il primo blocco di paesi al mondo con impatto climatico zero entro il 2050. Su questo indirizzo dell'Unione Europea si potrebbe discutere, perché ci possono essere più o meno distorsioni e ancora non si capisce come saranno declinati, o meglio, ci sono due strategie, la Farm to Fork e la biodiversità, però gli obiettivi devono essere ancora, cioè bisogna fare il passo per verificare come si vogliono raggiungere gli obiettivi che ci si è proposti. Gli obiettivi per la strategia Farm to Fork sono questi elencati, cioè la riduzione dell'impiego del 50% degli agrofarmaci, così come dei fertilizzanti, nel comparto zootecnico degli antimicrobici, quindi degli antibiotici, e l'implementazione del 25% della SAU condotta ad agricoltura biologica. Voglio far notare all'uditorio che comunque noi abbiamo verificato che già in Italia, che è un paese molto virtuoso da questo punto di vista e molto avanti, già l'impiego degli agrofarmaci si è abbassato del 50% nel tempo, quindi potremmo già essere così. Perciò dicevo, bisognerà capire come gli stati membri dovranno declinare tutto. Ma veniamo ancora a noi, alla situazione in Italia. E così la direttiva 128 viene recepita da ogni Stato membro con il piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che in Italia è scaduto perché ha durata quinquennale e dovrebbe vedere appunto la nuova luce nei prossimi mesi, si parla di aprile di quest'anno. E questo piano di azione nazionale è molto importante perché ha una ricaduta operativa giorno per giorno sull'attività che si conduce in campo. Inoltre c'è da dire anche un'altra cosa, che è una rivoluzione in questo periodo veramente, perché anche la direttiva 128 sta vedendo un momento di revisione, siamo nel secondo stadio della revisione e potremmo anche trovarci nella condizione che la nuova versione della direttiva 128 potrebbe rivedere delle cose che potrebbero addirittura andare in contrasto con il nuovo piano di azione nazionale, non solo il nostro ma quello di tutti gli stati membri. Quindi è veramente un'evoluzione continua, potremmo dire giorno per giorno. Un cenno brevissimo mi avvia alla conclusione. Se è vero che la strategia Farm to Fork recepisce, diciamo, tutta questa è il contenitore dove all'interno c'è anche tutta questa spinta dovuta alle ricerche agroecologiche, vediamo che dice che bisogna implementare del 25% la superficie investita condotta con il metodo di agricoltura biologica, ma in Italia appunto il PAN mette già degli obiettivi superiori, quindi l'Italia è veramente avanti, perché rispetto al 2017 c'è un aumento, si prefigge un aumento del 30% della SAU investita ad agricoltura integrata, così come del 60% in biologico e l'80% in biologico nelle aree protette, che sono delle aree molto vulnerabili, così come per la riduzione del 50% degli agrofarmaci.
il 20% la riduzione delle sostanze candidate alla sostituzione, così come la riduzione del 10% delle sostanze pericolose e pericolose prioritarie, così come per i residui. E potremmo dire all'opinione pubblica che l'Italia da questo punto è stata lodata dalla Commissione europea, che ha visitato proprio la regione Campania, nella quale il nostro centro di ricerca ha comunque sede, e ha visto che praticamente gli obiettivi sui residui a livello nazionale e locale sono di gran lunga molto sotto la soglia. Quindi abbiamo praticamente che il 99,9% delle derrate alimentari italiane sono sicure, sono sotto i limiti massimo di residuo. Così come la riduzione della presenza di residui sotto i requisiti di legge, appunto, come dicevo. Io vi ringrazio, questa è una brevissima bibliografia e sitografia che ho consultato per la redazione della presentazione, e resto comunque a disposizione per eventuali domande. Grazie mille Valerio, grazie per la tua presentazione. Adesso chiedo a Luigi di presentarsi. Intanto io voglio ricordare a tutti quanti che per quanto riguarda i crediti dell'Ordine degli Agronomi dovete rimanere connessi fino alla fine del webinar, e che praticamente noi rileviamo gli ingressi e le uscite dei partecipanti e che poi passiamo tutto l'elenco dei partecipanti al vostro ordine, che almeno in teoria vi riconoscerà in automatico i crediti. Portate pazienza, nel senso che non è un passaggio che è istantaneo, e di solito sapendo che in genere con tutti questi webinar gli ordini sono un po' oberati, ci vorrà del tempo, quindi portate pazienza. Allora Luigi, io ti confermo che stiamo vedendo il tuo schermo, manda pure modalità presentazione e ti lascio andare. Eccomi. Mi sentite? Sì. Perfettamente, sì, vai pure. Ok, ringrazio prima di tutto tutti coloro che si sono collegati per la partecipazione a questo webinar organizzato da Diachem. Mi presento, sono Luigi Zampella, sono field marketing per l'area centro-sud Italia per Diachem, area che condivido con il mio collega, il dottor Filippo Piacente, che saluto e a cui auguro buona guarigione perché non è qui per motivi di salute. Vi presento, prima di presentarvi Diachem, permettetemi di ringraziare sia il dottor Battaglia che il dottor Lautz per le loro interessantissime presentazioni, che sono calate proprio nella realtà attuale. E per quanto riguarda la presentazione del dottor Battaglia, non ho mai sentito nessuno parlare di regolamenti, di decreti, senza impelagarsi in comma o nel parafrasare, diciamo, regolamenti, e quindi è stato veramente piacevole ascoltare entrambi. Vi presento questa sera Diachem. Diachem è un'azienda 100% italiana, con un'esperienza di più di 60 anni nell'ambito della formulazione e della commercializzazione di prodotti per la difesa delle colture. La maggior parte dei prodotti a marchio Chimiberg e Diagro che vedremo questa sera sono prodotti proprio nello stabilimento aziendale di Caravaggio in provincia di Bergamo, dove sono presenti anche la sede con gli uffici. Nel gruppo Diachem troviamo il marchio Chimiberg per quanto riguarda gli agrofarmaci, il marchio Diagro per quanto riguarda gli agronutrienti, e dal 2017 è stata acquisita anche l'azienda olandese Pireco, specializzata nella ricerca e nella produzione di biosolution, ovvero di prodotti a base di estratti vegetali. Per la prima volta quest'anno Diachem ha presentato, diciamo, un unico catalogo per i suoi due brand, Chimiberg per quanto riguarda gli agrofarmaci e Diagro per gli agronutrienti. Quindi nel catalogo Diachem, che vi invito a scaricare dal nostro sito, troverete una doppia identità, come piace dire a noi, due facce della stessa medaglia: da un lato gli agrofarmaci e dall'altro gli agronutrienti. E questa caratteristica la potete riscontrare anche nelle varie linee per le varie colture che potete trovare sempre sul nostro sito. Da una parte trovate le strategie per la nutrizione, come per esempio questa per il pomodoro, dall'altra la linea di strategia per la difesa. E a proposito di difesa, parlando dei fungicidi presenti nel catalogo Chimiberg, nel catalogo Diachem a marchio Chimiberg, possiamo trovare differenti fungicidi per la lotta alla peronospora, all'alternaria, all'oidio, alle batteriosi, che presentano diversi meccanismi d'azione. Per esempio, per quanto riguarda la peronospora, consigliamo l'utilizzo nelle prime fasi, proprio
proseguendo il discorso che faceva il dottor Laus di alternare i vari prodotti, quindi in una prima fase possiamo utilizzare Axidor, ovvero un formulato con cimoxanil a 50 grammi litro e procamocarb a 400 grammi litro, oppure Cumetaflow. Cumetaflow che è un formulato a base di metalaxilemme, che è l'isomero attivo nei confronti degli omiceti, come la Phytophthora infestans, che è l'agente causale della peronospora, che ha delle caratteristiche peculiari questo isomero, ovvero un rapido assorbimento entro un'ora, e questo consente quindi, in presenza magari di una pioggia successiva al trattamento, di evitare l'azione dilavante delle piogge, perché viene assorbito rapidamente. E prodotto che presenta, o meglio, molecola che presenta un'elevata mobilità sistemica. Nel formulato troviamo anche rame da solfato tribasico, che è il partner più affidabile in quanto riusciamo ad avere un adeguato apporto di rame per ettaro. Rame presente in Cumetaflow, ma presente anche in altri formulati, nei vari prodotti a base rame, Chimiberg, costituito da TBCS, che è l'acronimo inglese, è un idrossisolfato di rame con un pH intorno alla neutralità, intorno a 7, che permette anche una certa selettività sulla coltura. Sappiamo che l'efficacia di questi prodotti a base rameici dipende soprattutto dalla disponibilità nel tempo degli ioni rameici e come vengono rilasciati. Ecco che quindi possiamo vedere in questo grafico come rispetto all'idrossido, che presenta una maggiore prontezza d'azione perché gli ioni rami vengono rilasciati più velocemente nel tempo, o rispetto all'ossicloruro, che viceversa presenta una più ampia persistenza d'azione in quanto gli ioni rame vengono rilasciati più lentamente, il TBCS, ovvero il solfato tribasico presente in King o idrorame, che sono prodotti a marchio Kimberg, presenta un giusto compromesso tra prontezza e persistenza d'azione. È anche importante per questi prodotti la formulazione, che in questi prodotti è di qualità superiore. Infatti presentano un'equilibrata distribuzione granulometrica, che consente quindi una più uniforme copertura della vegetazione trattata, presentano un'elevata sospendibilità e grazie alla finezza delle particelle quindi la dispersione non si separa nel tempo, e un'assoluta presenza di polveri, perché stiamo parlando di soluzioni concentrate e quindi minore rischio di esposizione da parte dell'utilizzatore. E in questa immagine vediamo appunto come si comportano le varie sospensioni concentrate a marchio Kimberg, che sono facilmente e completamente dispersibili in acqua in più in pochissimo tempo. Prodotti a base di solfato tribasico della linea Kimberg troviamo l'idrorame e il King, ma anche Cop Twin, che è un prodotto a base di rame che ormai è diventato un marchio distintivo di Kimberg, costituito da 300 grammi litro di rame, di cui 180 da TBCS, da solfato tribasico, e 120 da idrossido. Questa speciale formulazione consente di avere la prontezza e la persistenza d'azione del TBCS, ma anche una prontezza d'azione potenziata grazie alla presenza dell'idrossido, quindi una maggiore efficacia. Ma tra i prodotti antiperonosporici a marchio Kimberg di cui vogliamo parlare c'è anche Daramon. Daramon, prodotto a marchio Kimberg, costituito da ciazofamide, dalla concentrazione di 100 grammi litro, che è un prodotto che presenta un'elevata efficacia sui funghi omiceti come la peronospora del pomodoro, è un prodotto che presenta una spiccata attività preventiva e che va a inibire tutti gli stadi del ciclo vitale appunto del fungo. Quindi possiamo dire un prodotto efficace, prodotto che è bene ribadire a marchio Kimberg, ma è una specialità di Kimberg, che è flessibile e adattabile, perché il prodotto la ciazofamide presente nel prodotto, essendo svincolata da altre molecole, la rende flessibile e adattabile a diverse strategie antiperonosporiche, soprattutto in funzione anche di quelle che sono le esigenze aziendali. Ma l'efficacia della ciazofamide in Daramon è esaltata soprattutto per la presenza di uno specifico surfattante organo siliconico.
Infatti sappiamo come già la cianzofamide di per sé presenta un'elevata adesione superficiale, una delle molecole che presenta la più alta adesione superficiale, proprio per questa affinità con le cere cuticolari della cianzofamide, ma questa caratteristica è ulteriormente accentuata dalla presenza di un organo siliconico, che è questo surfattante tensioattivo, che permette di abbassare la tensione superficiale, massimizzando quindi il contatto tra il fungicida e l'organo vegetale trattato. In questo modo si ha una maggiore adesività. E questo è stato dimostrato anche da prove fatte in campo. In particolare, mostriamo questa prova fatta con il centro di saggio Sagea, in cui andando a simulare in campo piogge di 40, 60 e 100 mm di pioggia, possiamo vedere, dopo 24 ore, andando ad inoculare la Phytophthora infestans, si può vedere come anche a 100 mm di pioggia simulata, Daramun ha un'efficacia comunque del 90%, il che indica quindi sicuramente una elevata resistenza al dilavamento del formulato. E sono state fatte anche varie prove di efficacia su pomodoro, sia in pieno campo che in serra. E si è visto come anche in presenza di un'incidenza e di una severità del 100%, Daramun presenta comunque sempre un buon contenimento della malattia e quindi una percentuale di efficacia molto alta. Quando possiamo applicare Daramun? Beh, consigliamo di posizionare Daramun in post fioritura, in associazione con Shelter, che la nostra il nostro Cimoxani. La concentrazione di 40, del 45%, o in associazione con i nostri formulati lamici a base di TBCS, quindi con molecole a diverso meccanismo di azione. Quindi possiamo dire che Daramun presenta un'elevata efficacia nel contenimento della peronospora sia su frutto che su foglie, come testimoniato sia dalle prove, ma anche dall'esperienza aziendale che si sono avute nel 2020, in cui il prodotto è stato commercializzato, che ha avuto un'ampia diffusione. È anche flessibile nel posizionamento e adattabile a diverse strategie di intervento, appunto in funzione, come dicevamo prima, delle varie strategie aziendali. Ma passando agli insetticidi a marchio Chemiberg, oltre al Judo, ovvero Lambda cialotrina alla concentrazione di 100 grammi litri o Beltilur a base di Bacillus thuringiensis, le nostre piretrine a base Piretro actigreen o lo Zamir a base di abamectina a 18 grammi litro, troviamo il Meteor. Meteor è un formulato a base di deltametrina alla concentrazione di 15,7 grammi litro. È un prodotto con un ampio spettro d'azione, e soprattutto presenta una formulazione in sospensione concentrata, quindi a base acqua, senza solventi e nafta pesante. Presenta questo prodotto un'elevata efficacia a bassissimi dosaggi di impiego del principio attivo e soprattutto presenta anche un breve intervallo di sicurezza su numerose colture, per esempio sulle ortive presenta 3 giorni di carenza. In questa slide sono elencate le caratteristiche principali di Meteor, come per esempio un numero massimo di trattamenti consentito su olivo e su cereali, l'unico prodotto che presenta 3 trattamenti su pioppo, ma presenta anche una registrazione con numerosi target. Target talvolta difficili, tra virgolette, e da quarantena di nuova introduzione. Per esempio, in etichetta del Meteor troviamo l'autorizzazione per la cimice asiatica, l'Anemorphalis, o per la Popiglia japonica, su cui è l'unico prodotto a essere autorizzato su vite e su mais, ma anche su Drosophila suzuki, su ciliegio. E l'ultimo dittero, possiamo dire alieno, ovvero la Bactrocera dorsalis. Quindi veramente un prodotto con un'etichetta molto estesa e soprattutto sostenibile per quanto riguarda anche il formulato. Ma tra gli insetticidi di particolare interesse troviamo anche i prodotti a base di Teflutrin, come Diastar Maxi, Teflustar e Underline.
In particolare, gli Aster Maxi e il Teflu Star sono costituiti dal principio attivo che è il Teflutrin, per gli Aster Maxi allo 0,5% e per il Teflu Star allo 0,2%, che sono particolari perché il principio attivo è contenuto all'interno di un granulo attivo. In altre parole, il principio attivo è all'interno del granulo con questa nuova tecnologia, quindi non è nebulizzato. E viene rilasciato uniformemente. Il Teflutrin è un principio attivo che agisce sia come insetticida sugli artropodi tellurici, andando a bloccare l'inattivazione dei canali del sodio degli artropodi, causando quindi la paralisi degli insetti. Ma non solo, nel granulo non troviamo solo il principio attivo, ma troviamo anche macroelementi come l'azoto e il fosforo in rapporto 10-44 e microelementi, quindi come il manganese al 3% e lo zinco. Perché questo è importante? Perché questo proprio prodotto può essere un esempio di come nutrire e proteggere la coltura. Perché? Alla prima azione diretta, quindi all'efficace insetticida e repellente del Teflutrin, si associa un'azione indiretta con un effetto starter da parte appunto dei macro e dei microelementi utilizzati, che quindi favoriscono la germinazione della pianta e il superamento, possiamo dire, dallo stress da trapianto. Un ultimo prodotto della linea Chimiberg, di cui vogliamo parlare, che è una novità di quest'anno, è Atonic. Atonic è un fitoregolatore a base di tre nitrofenoli, che sono il paranitrofenolato di sodio, l'ortonitrofenolato di sodio e il 5-nitroguaiacolato di sodio, per una concentrazione totale dello 0,6%. È un prodotto che è stato registrato in Italia come fitoregolatore nel 2020. Ma come dimostrato da tantissimi articoli scientifici, come quello qui presentato, pubblicato su Frontiers, è stato dimostrato come Atonic presenti un meccanismo di azione multiplo, meccanismo di azione che possiamo sintetizzare con questa slide, in cui partendo da destra possiamo dire che intervenendo nella fosforilazione dell'ATP, Atonic stimola lo streaming citoplasmatico. Questo porta quindi un maggior trasporto di elementi nutritivi tra le cellule e che quindi causa un maggior assorbimento dei nutrienti. Quindi una maggiore traslocazione dei nutrienti con conseguente maggior sintesi di clorofilla e zuccheri. Inoltre, come si può vedere in basso a sinistra, Atonic interviene nell'attività della nitrato reduttasi. Rispetto ad altri composti fenolici, si è visto come vada ad aumentare, incrementare l'attività della nitrato reduttasi. Quindi questo causa una diminuzione del contenuto di nitrati all'interno delle piante trattate. Inoltre, Atonic interviene sul fiore maschile e sul fiore femminile, sul fiore maschile andando ad indurre la germinazione del polline e lo sviluppo del tubetto pollinico. Infatti si è visto come vada anche a incrementare la lunghezza del tubetto pollinico e sul fiore femminile andando a incrementare lo sviluppo e a migliorare lo sviluppo dello stigma. Questo quindi causa una migliore impollinazione e una migliore allegagione per conseguente riduzione della cascola. Inoltre, il nitroguaiacolato presente e i nitrofenolati presenti in Atonic vanno a inibire l'enzima indolossidasi, che è l'enzima che andando ad inibire quest'enzima si ha un aumento delle auxine naturali nella pianta e che quindi questo causa un aumento dell'accrescimento vegetativo e un incremento anche nella sintesi di lignine a livello della parete cellulare. Su pomodoro consigliamo l'applicazione su pomodoro a crescita indeterminata con un primo trattamento in post-trapianto e i successivi trattamenti ad ogni palco fiorale, con un massimo di 4 interventi e con un dosaggio di 1 litro a ettaro. Su pomodoro a crescita determinata, il dosaggio è lo stesso e il numero massimo di interventi sono gli stessi. Quello che cambia è il consiglio nell'applicazione. Consigliamo di applicarlo il primo trattamento ad inizio fioritura e i successivi ogni 15 giorni. Sono varie le sperimentazioni fatte con Atonic su pomodoro, ma anche su altre colture. In particolare presentiamo questa prova in GP fatta in Grecia, in cui si può vedere come
applicando il dosaggio di etichetta, quindi anche i consigli in etichetta, è stato fatto il primo trattamento 3 giorni dopo il trapianto e i successivi ad ogni palco fiorale. Cosa si è visto? Beh, si è visto che il numero di fiori ad infiorescenza e il numero di frutti allegati ad infiorescenza era sempre maggiore nelle tesi trattate con Atonic rispetto al controllo. Ma non solo, andando a guardare i frutti si può vedere come, e dividendo i frutti per classe, come ci sia un incremento significativo dei vari frutti per classe nelle tesi trattate con Atonic. Questo è un dato importante perché ci dice che Atonic non va solo ad incrementare la produzione, magari incrementando il numero di frutti non commerciabili, ma l'aumento dei frutti è proporzionale in funzione anche delle categorie, anzi, nelle categorie extra si ha un aumento maggiore, questo ad indicare un incremento nella produzione, ma anche nella qualità dei frutti. Quindi, i principali effetti sulla coltura da parte di Atonic riguardano una rapida ripresa post trapianto, un maggior numero di fiore dovuto alla riduzione della cascola, una migliore allegagione, un miglior numero di frutti commercializzabili e un incremento nella produzione. Ma passando all'altra faccia della medaglia, parliamo degli agronutrienti a marchio di Agro e ci soffermeremo in particolare su 3 categorie di prodotti. Grazie a queste strategie quindi di integrazione tra la difesa e la nutrizione possiamo avere un approccio sostenibile per integrare appunto e per migliorare la produzione del pomodoro. Una prima categoria di prodotti di cui parleremo è costituita dai fertilizzanti integrati. Fertilizzanti integrati come Dentamet e BioD. Questi sono concimi CE, consentiti in agricoltura biologica, che sono nati dalla ricerca israeliana e sono a base di sali di zinco e rame per quanto riguarda il Dentamet e sale di zinco e manganese per quanto riguarda il BioD. Non sono una semplice miscela di sali di rame, manganese o zinco, ma sono proprio dei veri e propri formulati ottenuti da un processo di sintesi complessa. Ma perché ci interessa così tanto parlare di questi fertilizzanti integrati? Beh, perché questi fertilizzanti giocano un ruolo chiave nella gestione delle colture. Perché prendendo in considerazione, per esempio, solo il ruolo di un micronutriente come lo zinco, che è presente in entrambi i composti, lo zinco interviene in numerosi processi fondamentali della pianta. Infatti è il cofattore enzimatico della biosintesi degli amminoacidi. Interviene per esempio nella biosintesi del triptofano che porta all'auxina. È coinvolto in numerosi processi essenziali della pianta, come la fotosintesi, come la germinazione. Influisce sul corretto assorbimento del fosforo e si è visto come uno scarso contenuto di zinco porti a uno sviluppo stentato delle piante che solitamente vanno incontro a nanismo. Ecco che quindi risulta fondamentale l'apporto di questi elementi alle piante, soprattutto in maniera rapida e sistemica. Ed ecco che qui entra in gioco la speciale formulazione di questi prodotti, Dentamet e BioD, perché come dicevamo prima non è una semplice miscela, ma derivano da un processo di sintesi complessa con un idracido di acido citrico che va a formare una struttura ciclica che permette di avere un altissimo grado di sistemia e un altissimo grado di efficienza fertilizzante. Questa elevata sistemia è stata valutata anche sperimentalmente con alcuni lavori scientifici in cui è stato visto come applicando il prodotto per endoterapia con pompa elastometrica dapprima con un tracciante che era la safranina e poi con microscopia con focale laser e spettroscopia di emissione atomica, si può vedere come quando la safranina era associata a questi prodotti raggiungeva i vasi xilematici della pianta, come si può vedere nelle foto. E questo dato, cosa che da sola la safranina non riusciva a raggiungere. E questo dato è stato confermato anche dalla microscopia con focale laser, dove si può vedere nelle aree colorate in verde come il prodotto abbia raggiunto sia i vasi xilematici che floematici della pianta. Questa elevata sistemia comporta quindi un'elevata efficienza fertilizzante. Infatti, questi prodotti
grazie all'utilizzo di questi prodotti si ottiene un'elevata efficienza fertilizzante anche a basse dosaggi dei microelementi utilizzati. Infatti, si può vedere in questa slide come, per esempio, lo zinco, sotto forma di sali ossidi, impiega 3 giorni per essere assorbito per il 50% a livello fogliare, mentre complessato con l'idracido di acido citrico, quindi come sotto forma di POD o di Dentamet, impiega solo 2 ore. Ciò permette quindi di utilizzare basse concentrazioni, ma soprattutto di arrivare rapidamente alle aree target. Un'altra categoria poi di prodotti agronutrienti di cui vogliamo parlare è costituita dagli acceleratori di fotosintesi. Questi acceleratori di fotosintesi sono costituiti da un amminoacido, l'acido 5-aminolevulinico, che è normalmente presente in tutti gli organismi viventi, piante e uomo incluso. È interessante come nelle piante l'acido 5-aminolevulinico sia il precursore del tetrapirrolo, che è il costituente fondamentale della clorofilla. Perché è importante? Perché quindi apportando ara alla pianta si ha un incremento della fotosintesi, perché si ha una maggiore sintesi di clorofilla e quindi una maggiore attività fotosintetica. È interessante anche che il prodotto intermedio di questa reazione è un complesso ferro-siroeme che risulta fondamentale nei processi di riduzione dei nitrati nei vegetali, ma aumentando il contenuto enzimatico della pianta va anche a migliorare l'efficienza fertilizzante. Ma perché questo ci interessa? Beh, perché come possiamo vedere da questa immagine, partendo dal punto 1, andando ad aumentare il contenuto di clorofilla nelle piante, si ha una più elevata attività fotosintetica. Questo si traduce in una migliore induzione fiorale, in una migliore resistenza ai fattori, a fattori di stress abiotici, come possono essere i fattori ambientali o la salinità, e una riduzione dei nitrati. Inoltre, come si può vedere al punto 2, aumentando il contenuto enzimatico nella pianta, si ha una maggiore e più efficiente assorbimento radicale di nutrienti, che si traduce quindi in un aumento, un miglioramento, possiamo dire, dell'intera attività fisiologica e della produttività della coltura. I prodotti a marchio di Agro, denominati Pentac, sono gli unici prodotti sul mercato nazionale a base di acido 5-aminolevulinico. E tra questi, sul pomodoro, consigliamo di utilizzare Pentacur, che applicato ad inizio fioritura, alla comparsa dei primi fiori, e ripetendo il trattamento ad ogni palco fiorale, permette una migliore apertura e distensione di fiori, con conseguente migliore produzione di polline e aumento anche della mobilità degli impollinatori nella serra. Inoltre, grazie all'utilizzo di Pentacur, si ha anche un incremento, per esempio, nell'uniformità della pezzatura o anche nell'incremento dei calibri dei frutti. E su pomodoro consigliamo anche l'utilizzo di pentacalcio, in questo pentacalcium, in questo caso lo consigliamo in post-allegagione e grazie all'utilizzo di pentacalcium per via fogliare si ha la prevenzione dalle più comuni fisiopatie da calciocarenza, con anche una migliore e minore, o meglio, una minore incidenza delle fisiopatie da conservazione. Infine, un'ultima categoria di prodotti a marchio di Agro di cui vogliamo parlare sono i fertirriganti di Agro che presentano una speciale tecnologia definita Grow Green Technology. Questa speciale tecnologia permette di avere un elevato contenuto di nutrienti e quindi una percentuale molto alte di nutrienti all'interno del formulato. Sono fertilizzanti di ultima generazione che presentano un packaging molto comodo, il cosiddetto Cubiflex, che permette anche di essere smaltito velocemente in quanto si riduce di volume, quindi per un più facile smaltimento. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei fertirriganti a marchio di Agro, scusate. Presentano questi fertirriganti un basso pH. Non intasano i sistemi di irrigazione, presentano una resa molto alta perché la speciale formulazione migliora l'assorbimento dei nutrienti
e presentano un'elevata solubilità, portando migliori performance. Parleremo in particolare di un fertilizzante, il GL Calcifos 964 in volume, un 11% di ossido di calcio. Perché così possiamo dire risulta avere un ruolo chiave questo fertilizzante nella gestione del pomodoro? Perché grazie al suo utilizzo nelle prime fasi di crescita del frutto e nelle fasi finali di maturazione, contrasta le fisiopatie legate alla calciocarenza, perché va a portare anche una quota elevata di fosforo prontamente assimilabile, 64% di fosforo. In questa slide potete notare la composizione del prodotto. Per concludere, riportiamo a titolo di esempio due esperienze fatte nel 2020 in due zone, in due areali diverse. La prima fatta a Giugliano in Campania, l'altra fatta a Foggia, in cui sono state adottate le strategie Chimiberg per contrastare la peronospora del pomodoro. Strategia Chimiberg perché? Perché sono stati posizionati i vari prodotti Chimiberg in punti diversi rispetto alla coltura, in modo tale da andare incontro alle varie esigenze aziendali. E come si può vedere in questi grafici, in tutte le tesi Chimiberg vi è un elevato contenuto della malattia, un elevato, scusatemi, contenimento della malattia, che è pressoché simile ed elevato in tutte le tesi Chemieberg. Questo dato è stato rilevato anche nella prova fatta a Foggia con il centro di saggio Sagea, in cui si può vedere come in presenza di un'incidenza del 61% e di una severità di quasi il 30%, ci sia stato un elevato contenimento della malattia che si manteneva a livelli più bassi rispetto anche non solo al testimone, ma anche alla tesi aziendale. Concludo dicendo, secondo l'Agenda 2030, tra i vari obiettivi per uno sviluppo sostenibile c'è il consumo e la produzione responsabile. Si è tanto parlato in questo webinar di sostenibilità, ma questa è proprio anche la nostra visione dell'agricoltura, la visione Diachem dell'agricoltura, che è orientata sul futuro con una proposta attraverso la difesa e la nutrizione che ha l'obiettivo di essere sostenibile e integrata. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Luigi. Riprendo un attimo la parola, datemi qualche secondo. Eccomi. Allora, chiedo intanto anche agli altri partecipanti di attivare la loro webcam e il loro microfono. Se per te va bene, Luigi, chiedo a te di lasciare quest'ultima slide perché io intanto sto caricando dei documenti che voi potete scaricare già. Allora, se siete da computer, sempre se cliccate sulla freccettina arancione, oltre al fatto di poter fare delle domande, trovate dei documenti allegati. Ecco, intanto si stanno caricando, io ne ho caricato uno, adesso si sta caricando un secondo documento, sono dei pliant d'Aramun e dei pliant della difesa nutrizionale al pomodoro. E li potete scaricare, è semplicissimo, dovete soltanto cliccarci sopra. Intanto mi stanno arrivando un paio di domande, ricordo a tutti come si fanno a fare, chat sulla destra, chat e domande ci cliccate sopra e scrivete, altrimenti andate, se siete da cellulare, sul punto di domanda che c'è in basso al vostro schermo. Intanto Luigi, mi sono arrivate già un paio di domande durante la tua presentazione che ho selezionato. Ad un altro paio di domande hanno risposto già i tuoi colleghi che ci stavano seguendo e ci davano la mano a gestire la chat. Quindi chiedo, che caratteristiche ha il Meteor rispetto ad altre deltametrine? Ah sì, ok, abbiamo anche accennato, io non vi vedo purtroppo perché avendo la slide in presentazione non vedo voi, però spero che mi sentiate e mi vediate. Assolutamente sì. Ok, la prima caratteristica diciamo distintiva del Meteor rispetto ad altre deltametrine, come abbiamo visto nella presentazione, è sicuramente la formulazione, è una sospensione concentrata, quindi a base acqua. Questo significa che non ha solventi, non ha naftta pesante all'interno.
E infatti, come avrete senz'altro visto nella presentazione, presenta un solo pittogramma Meteor rispetto ad altre Delta Meteor. Inoltre, un'altra caratteristica importante sono le bande di rispetto, che si riducono a zero se utilizzate, se andiamo ad utilizzare dei dispositivi antiderivo. Avrete anche visto che su olivo e cereali presenta il numero massimo di trattamenti e diciamo, possiamo anche dire che su Poviglia japonica, per quanto riguarda appunto gli organismi cosiddetti alieni, gli insetti alieni, è l'unico prodotto registrato su vite e su mais, ed è anche presenta target nuovi come la Bactrocera dorsalis, come abbiamo visto, come la cimice asiatica, Alimorphalis. Quindi è un prodotto veramente innovativo per questi aspetti, ma soprattutto è un prodotto sostenibile. Grazie mille Luigi. Allora, ti faccio subito un'altra domanda che arriva da Matteo e ci chiede, visto che siamo andati un po' lunghi con le presentazioni, cerchiamo di restringere un po' la sessione delle domande, ti chiedo, questa domanda dovrebbe essere anche abbastanza veloce, Matteo ci chiede, i gel fertilizzanti citati, quindi che ha citato Luigi, causano problemi di intasamento alla manichetta? No. No, perché presentano una speciale tecnologia, la cosiddetta tecnologia Grow Green Technology, di cui vedevamo prima, che uniti al basso pH contrastano la formazione di bicarbonati. Perché si intasano con altri gel, per esempio le manichette? Perché si vanno a formare i bicarbonati che occludono appunto gli ugelli. Questo non avviene con i fertilizzanti con questa tecnologia cosiddetta GL o 5, perché presentano appunto un basso pH questa tecnologia, che permette quindi, anzi in alcuni casi, una maggior durata dei sistemi di irrigazione e meno necessità di manutenzione dei sistemi di irrigazione. Grazie Luigi. Allora, fatemi un attimo scegliere la prossima domanda. Vado da Vittorio. Ok, l'incremento della sintesi della lignina con Atonic, cosa comporta nella pianta? Allora, abbiamo visto che la sintesi della lignina si ha un incremento a livello della parete cellulare proprio dovuto a un incremento della presenza di auxina naturale nella pianta. Aumentando la lignina a livello della parete cellulare si ha una maggiore rusticità della pianta. E quindi questo significa avere una maggiore resistenza agli stress biotici e abiotici. Perfetto. Allora, sono stato telegrafico. Hai fatto benissimo. Se mi permetti, Francesco, sì, di aggiungere solo una cosa per quanto riguarda il Meteor. A parlare senza presentazione è più difficile, quindi si possono sfuggire alcune cose. Il Meteor presenta una speciale micronizzazione, in quanto il granulo, come abbiamo visto nella slide, oltre a contenere il principio attivo, contiene anche macro e microelementi. Quindi si ha sia un'azione insetticida e repellente, ma si ha anche un'azione starter dovuta appunto alla presenza di questi macroelementi, soprattutto del fosforo. E inoltre il prodotto, con questa speciale tecnologia, viene rilasciato uniformemente nel tempo, cosa che per prodotti insetticidi e repellenti è fondamentale. Quindi il prodotto non è nebulizzato sulla superficie, ma è incapsulato, possiamo dire micronizzato nel granulo. Allora, grazie mille. Allora, prima di fare l'ultima domanda, nel senso che tra quelle che sono le altre che scelgo, perché sono arrivato un altro paio di domande, ma magari o già sta rispondendo il team di Diachem, oppure insomma prossimamente vi faranno sapere in privato le risposte alle vostre domande. Io sto cercando di leggere quelle che possono essere un po' più di interesse all'intero pubblico e non soltanto magari a un caso specifico di una persona. Intanto, visto che un po' me lo stanno chiedendo, ripeto l'ultima volta come funziona per i crediti. Intanto, dovevate essere fino a qua, presenti fino ad adesso, quindi bene voi che ci siete, che state sentendo questa spiegazione. Come si procede? Siamo noi a dare al vostro ordine la conferma della vostra presenza fino alla fine del webinar, e
sarà il vostro ordine riconoscervi i crediti dovuti. Non è una cosa immediata, gli ordini sono super oberati in questo periodo, quindi portate un po' di pazienza, ma comunque vi verranno riconosciuti in automatico. A prescindere da questo, altro discorso è per la mail che riceverete a breve da parte degli organizzatori del webinar. Riceverete una mail con il certificato di partecipazione al webinar di oggi, che lo potete tenere un po' per bellezza in realtà, perché non è necessario per il riconoscimento dei crediti, perché come vi ho detto prima, quello viene fatto in automatico, però anche lì avete il certificato. E inoltre riceverete anche un link con il quale andrete, avete la possibilità di riguardare il webinar di oggi, quindi se c'è qualcosa che volete approfondire potete farlo tranquillamente, comodamente nei prossimi giorni. Allora, vado alla domanda di Alessandro per chiudere. Quali sono i tratti distintivi di Diastar Maxi rispetto ad altri geoinsetticidi? I tratti distintivi del Diastar, ve li faccio vedere. Sì, penso sì. Maron! Un attimo solo, ecco qua. Il granulo. Il granulo è fondamentale, in quanto in questa, il teflutrin svolge un'azione come sostanza attiva, andando a avere un'azione repellente ed insetticida, e insieme al teflutrin è presente azoto e fosforo, quindi macroelementi e microelementi in aggiunto come zinco e manganese. Grazie a questa speciale tecnologia si ha un rilascio uniforme della sostanza attiva e quindi un effetto dovuto sia al principio attivo che a livello nutrizionale da parte, quindi un effetto starter sulla coltura dovuto ai macro e microelementi utilizzati. Questo è l'aspetto fondamentale, perché il prodotto non è nebulizzato, ma è incapsulato. Ottimo, sì. Grazie mille. Allora, io rispondo un attimo invece a Roberto, che ci chiede, una volta, adesso a breve riceverete le registrazioni, lui mi chiede se effettivamente una volta ricevute gli dovessero sorgere alcune domande, vi può contattare? Assolutamente sì, non ci sono assolutamente problemi, Roberto, anzi, qualora qualcuno di voi, vedendo le registrazioni, o qualora qualcuno di voi avesse delle domande, può comunque contattare in qualsiasi momento i relatori. Allora, vedo che Ernesto sta avendo qualche difficoltà perché ha avuto dei problemi prima col computer a collegarsi, comunque è riuscito a fare la presentazione in maniera molto più che degna, quindi niente, faremo i suoi saluti in un altro modo. Intanto lascio fare i saluti finali a Luigi e Valerio. Sì, io vi ringrazio prima di tutto per la partecipazione, ringrazio tutti per la partecipazione. Adesso ci sono, adesso ci sono. Eccoli qua. Faccio solo una precisazione per quanto riguarda questo webinar, o meglio una precisazione, una riflessione. In tempi passati forse era impensabile le presentazioni fatte dai ricercatori del CREA su questi argomenti per una società di agrofarmaci. Ma questo non è l'obiettivo di Diachem. L'obiettivo di Diachem è guardare al futuro, guardare alla sostenibilità, e per farlo dobbiamo avvalerci di tutti i mezzi a nostra disposizione per portare un'agricoltura che sia sostenibile, che sia integrata, che sia produttiva. Grazie a tutti per la partecipazione. Valerio ed Ernesto, vi lascio fare un ultimo saluto. Ernesto, tu non ti funziona, immagino, sì, il dispositivo con il quale sei connesso alla webcam, ma fai pure voce. Vabbè, fa niente, non c'è problema. No, volevo ringraziarvi per l'invito e la possibilità di fare un passo avanti, come hai detto tu, Luigi, sulla strada della nuova impostazione che avrà sempre di più la difesa. Così come vi ha fatto vedere anche Valerio, ci sarà un connubio tra Commissione Europea, tra l'Europa, quello che si farà in Italia e diciamo il nostro lavoro, il lavoro di ricercatori, di agronomi, e per la prima volta, direi, a distanza di 30 anni, noi con voi, aziende di agrofarmaci e che state sviluppando numerosissimi prodotti nuovi, abbiamo visto adesso diciamo con voi, andiamo per la stessa strada.
cioè siamo un gruppo di persone. A me piace dire come se fosse una partita di calcio, dove noi siamo dei giocatori che vanno in campo per una partita che si chiama la partita della sostenibilità. Grazie mille, D'accordo, Ernesto. anche io mi associo al ringraziamento a Luigi per averci dato questa opportunità e per aver potuto integrare ancora una volta le conoscenze della ricerca scientifica con quelle anche scientifiche di ricerca e sviluppo della ditta di agrofarmaci, e questo è veramente il percorso della sostenibilità. Quindi grazie a tutti. Grazie Valerio, grazie Luigi, grazie Ernesto. Grazie a tutti voi che siete rimasti Valerio, fino alla fine. Sì, vai. scusatemi un attimo, volevo dire solo che Valerio è a poche ore dalla sua prima paternità, quindi auguri a Valerio. Assolutamente Grazie. sì, Auguri Valerio, augurissimi, auguri augurissimi pubblicamente. Valerio. Auguri. Bene, un Grazie. saluto a tutti quanti, spero di vedervi presto. Un saluto. Buona serata a tutti. Buonasera.